e quindi sono stato ripagato. Hai mai pensato di mollare il calcio? Deve fare la domanda. Quando eri ragazzo è stato difficile conciliare lo studio con lo sport? Ma è difficile, però ci vogliono dei sacrifici. Se vuoi essere ripagato devi lavorare, fare molti sacrifici, quindi questo fa parte della vita normale, secondo me. Nulla viene gratis. Sei più altri sport? Seguo calcio, tennis, le moto mondiale, la Formula 1, un po' tutto quello che fa parte dello sport. Quanto pensi sia importante il fair play? Moltissimo e niente, solo certe volte in campo si vedono atteggiamenti sbagliati, però quello è una causa della foga che abbiamo in campo tutti, perché nessuno vuole perdere, però sono sicuro che fuori dal campo sono tutti brave persone. E cosa ne pensi del fatto di promesso? Cosa ne pensi? Ah, è una cosa che nessuno penserebbe vedere, sentire, però d'altra parte ci sono anche queste cose e devi essere bravo a seguire la tua linea positiva e non farti condizionare magari altre persone che lo fanno. E volevo chiedere cosa ne pensi del doping? Ultimamente nel calcio non si sente spesso parlare di doping e a dire la verità non ho mai sentito nemmeno questo tipo di cose. E quindi una cosa, come dicevo prima, appunto, che fa male al calcio, ma fa male ai tifosi, fa male alle persone che lo guardano. È sempre stato il tuo sogno giocare a calcio? Sì. E ti piace Bologna come città? Sì, è bellissimo. Quanto è importante giocare ad Allara anziché in uno stadio diverso? Perfetto. Ma personalmente Cosmi? Non cambia molto, però collettivamente cambia tantissimo. Dove è nato Gabbiadini? È una cosa che hai dentro, che quando giochi in casa, dentro le mura di casa tua è tutto diverso, mentre pure gli avversari quando vengono a giocare qui, o come noi, quando andiamo a giocare in trasferta è tutto diverso. E niente, è una cosa difficile da spiegare. E qual è stato il momento più bello della tua carriera? Deve ancora venire, dai. Ma ce ne sono stati parecchi, secondo me. Uno in particolare, magari, l'esordio con la nazionale maggiore, è stato per agosto. Quello è stato uno dei più importanti. Invece il più brutto? Ma il più brutto, magari qualche partita giocata male o cose del genere, però ce ne sono parecchi, dai, perché vorresti che andasse sempre tutto bene, ma non è così. E invece quale numero di maglia preferisci e perché? Non sono particolarmente legato ai numeri di maglia. Adesso ho il 18, che diciamo che è il mio numero portafortuna, che ho sempre avuto sia l'Under 21, sia la Nazionale Maggiore, sia qua, e quindi non so, lo ritengo il mio numero un po' fortunato, però non sono molto legato a questo. Che consigli potresti dare per dei ragazzini della nostra età, più o meno, che vorrebbero intraprendere questo cammino per il calcio? Prima di diventare calciatori bisogna diventare uomini, persone vere, perché se non lo sei fai fatica a diventare quello che vuoi. E poi dico grande sacrificio, perché questo è la base di tutto,
e la voglia, di crederci sempre anche quando le cose vanno male. E chi era tu idolo da bambino? Ah, ce ne sono stati parecchi, posso fare i nomi di tantissimi giocatori, ce ne sono troppi. E hai dovuto rinunciare a qualcosa per il calcio? Rinunciare a qualcosa? Sì, parecchio, perché come dicevo prima, ci vogliono tanti sacrifici a 13-14 anni, quando magari tutti i tuoi amici di scuola o i tuoi amici compaesani si divertono, escono sabato sera, la domenica pomeriggio, mentre tu non puoi perché o ti devi svegliare presto per andare ad una partita o hai la partita. Ci sono molti sacrifici da fare, però ne vale la pena. Faccio una domanda un po' diversa da queste che ti abbiamo fatto. Che tipo di musica ascolti? Un po' di tutto, non sono un grande appassionato di musica, mi piace sentire tutto, da quelle straniere a quelle italiane, a quelle vecchie, a quelle recenti, quindi tutto, non sono un appassionato. E invece hai dei ricordi che fai? No. Rituali, prepartita. Qual è stato il giocatore o allenatore o una partita in particolare che ti hanno più messo in difficoltà? Bella domanda questa. È dura, anche perché magari in quella giornata può anche darsi che non sei molto in forma, quindi ti vanno tutto male, tutte male queste cose. Non saprei rispondere. Le domande sono finite. Perfetto.